Pisa, all'interno dell'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR, è stato inaugurato N2 Lab, il laboratorio per lo studio delle patologie del sistema nervoso autonomo e lo sviluppo delle percezioni tattili di protesi bioniche. Il laboratorio, un unicum nel suo genere, è frutto della interdisciplinarietà e collaborazione tra diverse strutture di ricerca che operano a Pisa ed è nato grazie a una convenzione siglata da Istituto di Fisiologia Clinica del CNR, Fondazione Gabriele Monasterio, Scuola Superiore Sant'Anna, Università di Pisa e Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana. Il laboratorio si compone di due aspetti principali, un'alta componente tecnologica costituita da una camera di Faraday unica nel suo settore e unica in Italia e unica in Europa, che consentirà lo svolgimento di esperimenti multidisciplinari, non solo in termini di conoscenza, quindi aumenteranno le nostre conoscenze in questi settori, ma l'idea è la probabilità è molto alta che si abbia uno sviluppo anche delle nuove prospettive terapeutiche. Sempre di più la medicina va avanti grazie all'apporto di quella che è la tecnologia, quindi la multidisciplinarità è la parola d'ordine. Più riusciamo a mettere a sistema le competenze, l'expertise e anche le tecnologie e le strutture di questi enti, più Pisa sicuramente nel panorama nazionale e internazionale avrà un ruolo di spicco. Apre oggi un laboratorio estremamente interessante perché coinvolge 5 realtà scientifiche dell'area pisana, importante perché mette insieme più discipline, dalla medicina, le scienze della vita, le neuroscienze e l'ingegneria, nella sua capacità di trasformare idee e concetti scientifici in cose che possono servire alle persone, in questo caso si tratta di arti artificiali. Le finalità scientifiche del laboratorio si basano principalmente sullo studio della disfunzione del sistema nervoso autonomo, alla base di malattie come ad esempio lo scompenso cardiaco, il diabete e l'obesità, e lo sviluppo di protesi bioniche, in grado di ripristinare la percezione tattile nel soggetto amputato di mano. Poter avere delle registrazioni nervose, dirette, ci permettono di vedere veramente l'attività del sistema nervoso simpatico in questi pazienti, ci può permettere di mettere a punto nuove terapie, che possono essere terapie farmacologiche, ma anche terapie più strettamente bioelettroniche. Avere la possibilità di studiare il nervo periferico nelle sue componenti motorie, sensitive, autonomiche, diventa importante per poter offrire degli approcci neuroriabilitativi sempre più specifici in pazienti, per esempio con neuropatie periferiche, quindi con danno del nervo, in pazienti con l'ictus che spesso hanno delle modificazioni autonomiche e che ritardano l'outcome riabilitativo o lo complicano, quindi aumentando la disabilità, per non parlare dell'approccio della bionica, cioè l'inserimento di arti bionici ovviamente si avvale dello studio prima del nervo periferico e in questa maniera sicuramente possiamo offrire ai pazienti amputati delle protesi sempre più performanti.